Scozia! Io sono William Wallace. William Wallace è alto 2 metri. Sì, l'ho sentito dire. E uccide i nemici a centinaia. E se ora fosse qui, distruggerebbe gli inglesi con palle di fuoco dagli occhi e fulmini davanti dal culo. Sono io, William Wallace, e ho dinanzi agli occhi un intero esercito di miei compatrioti, decisi a sfidare la tirannia. Siete venuti a combattere da uomini liberi, e uomini liberi siete. Senza libertà cosa farete? Combatterete? Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita? Ma non ci toglieranno mai la libertà! Dove vai? A procurar battaglia. Cinemaus.
Ecco le condizioni di Sua Maestà. Ritirate l'esercito dal campo senza porre indugi. E ad ognuno di voi saranno elargite terre nello Yorkshire, il cui titolo sarà ereditario. Ecco le condizioni della Scozia. Ripiegate le insegne e fate ritorno in Inghilterra, fermandovi lungo il cammino ad ogni casa per chiedere perdono di centinaia d'anni di furti, stupri e omicidi. Fatelo e i vostri uomini vivranno. Rifiutate e oggi morirete tutti quanti. Something right. Don't let it miss you. Let it kiss you. Let it be tonight. Seems like you waited all of your life just to hold on to something right. Don't let it miss you. Let it kiss you. Let it be tonight. Seems like you waited all of your life just to hold on to something. Dite al vostro re che William Wallace non si sottometterà, e neppure gli scozzesi finché io vivrò. L'anno del Signore 1314, patrioti scozzesi, affamati e soverchiati nel numero, sfidarono il campo di Bannockburn. Si batterono come poeti guerrieri, si batterono come scozzesi e si guadagnarono la libertà. Siete battuti per Wallace! Ora battetevi per me! In console, l'Over GDJ.